Un Ronald McDonald impazzito che balla? Il ritorno degli schipi di toilet che mi hanno rinchiuso in cella? E un giochino misterioso che non vi voglio svelare? Beh, tutto questo in questo nuovo episodio di Tre Giochi a Caso! Tiriamo questo sciacquone! Guardalo Ronald! Dead Moose! Balla con Ronald, balla, oh yeah! I suoi panini sono anche buoni! Ma il suo ballo è ancora più buono! Non mi dispiacerebbe che mi uccida uno che balla così bene. Ma sto scherzando, ma col cavolo, adesso lo investo con la macchina, ma stiamo scherzando? Ronaldo! Ronaldo c'è! Sono con la mia macchina, devo rispondere alla chiamata. Guardo il walkie-talkie, c'è un walkie-talkie da qualche parte, ok. Dov'è? Prendi il walkie-talkie. Ok, 911, reception. Una ragazza ha chiamato. Ha detto che era inseguita da un maniaco, ma è scappata miracolosamente e si è nascosta in una fattoria. Tu devi andare ad aiutarla. Io sono un poliziotto. Questa è la mia auto. E vedete che a tutte le cose devo andare in quella fattoria a cercarla. Ora mi sono diretto alla foresta nel 1997. Gli anni bui della nostra storia. Gli anni dove il creepy troneggiava e svolazzava nelle foreste maledette. E noi così stupidi che ci andiamo. Vedete la mia police car? Sono lo sceriffo Gaberibo Weberibo. Ragazzi, ma ci serve coraggio per proseguire in questa foresta. E quindi prendete il fumetto di Gabby 16-bit che si chiama Scomparsi nelle Backrooms. Vi donerà il coraggio per guardarvi tutti i video horror di... Ok, prendetelo in fretta. Devo stare molto attento perché Ronaldo ha fame. Ha finito i suoi hamburger del McDonald's e ha fame. Quindi io sentivo l'urgenza di andare a sinistra. Potrei andare a destra. Cosa succede se vado a destra? Non ascoltiamo il mio buon istinto e andiamo a destra. Ah no, sono costretto. Cioè vogliono farmi andare nel sangue. Ma allora sono scemo io che ho l'urgenza di andare dove c'è il bagno di sangue. Ma perché mi fate fare queste cose? No, Ronaldo che sta squagliando la sua vittima. L'ennesima, una delle miliardi di vittime del nostro buon Ronaldo. Si sta avvicinando in modo minaccioso con un'ascia più grande di lui. Brutto gnomo. Oh, mi fa male la testa. Non mi ha ucciso, mi ha solo tramortito. Sto quasi morendo disanguato. Devo trovare la ragazza. No, Ronaldo, torna. Ha capito che sono sopravvissuto perché sono coriaceo. Sono duro e spesso. Ma Ronaldo è qui. Ronaldo è pronto a farmi altro male. Ronaldo, devo entrare nella sua casa. Nella casetta dei boschi. No! Sembra che ci serva una chiave. Devo cercarla. L'avrà nascosta qui? Nella sua Ronaldo mini house? Ma come fa ad andare in giro con queste macchine? Non lo so. Trova la chiave. Dove sei, chiave? L'ho trovata, mamma mia, ma sei anche un genio tu a nasconderla benissima in piena vista. Con i miei poteri psichici la sto portando perché mi ha tagliato le mani, ragazzi. Vedete questo sangue? Me l'ha proprio tagliata per farci i panini. Quindi devo usare i poteri psichici per aprire la porta. Mi piace il retro vibe horror. Guardate, l'arte povera, quella di una volta. Trova il piede di porco. Beh, conoscendo il mio Ronaldo l'avrà messo. Oh, signore! Ronaldo non si infama. Devo trovare il piede di porco e in fretta. Dove l'avrà messo? Ho detto, conoscendo Ronaldo, l'avrà tenuto in casa. Mi nascondo dietro il suo skibidi di toilet. Lo skibidi di toilet ce l'ha anche lui. Skibidi di dom dom dom. Skibidi di ne ne. Non farmi del male, per favore. Cosa c'è scritto qua? Corri da Ronaldo, pagliaccio. Mi serve il piede di porco per aprire l'armadietto dove è nascosta la vittima. Dove stracacchio l'hai messo l'armadietto, Ronaldo? Sarà qua il piede di porco, dai, l'ultimo cassetto. Non me l'aspettavo, pensavo fosse più stupido. Il problema è che non lo sto trovando il piede di porco. Oh, una torcia! Sia ringraziato il cielo. È incredibile, ero sicuro che avesse fatto come prima, ma a quanto pare il piede di porco lo devo trovare fuori dalla casa, cercandolo in giro nella foresta. Cavolo, mi ha chiuso anche fuori! Ronaldo le ha pensate tutte! Senti come se la ride. Sta giocando come con il gatto con il topo. Non mi vuole lasciare scampo. Devo andare in un'altra zona. Nel campo di pannocchia abbandonato. Lui vive qui. Lui vive qui. Nelle pannocchie si nasconde. Nelle pannocchie. Non lo fermi. No, non lo fermi. Non mi vede. Mi sta cercando con la sua ascetta puzzolente. Ma oh no. Oh. Maniaco, nasconditi nelle pannocchie.
La donna è bella che andate. E allora che cosa sto qua a fare? Probabilmente sto cercando la chiave per uscire, dato che ha chiuso il posto. Mamma mia, fa un casino letame. Lo sto tirando. Non mi dire che è in casa. Non mi dire che è in casa. Dai, Ronaldo. Ronaldo. Sì, ho sfondato tutto. È la chiave. Si ascoltava la radio della polizia. Ecco come ha fatto. Ha captato le onde e sapeva che sarei venuto a salvare la ragazza. Beh, Ronaldo, questa è l'ultima danza. Ce l'ho dietro. Non davanti alla porta. Non davanti. Ah! Ronaldo era proprio alle spalle. Corri, corri. Ah, è proprio dietro di me. Devo correre. Questa volta devo andare a destra. No, sto tornando a sinistra. Melma, la sua velocità. Cavolo, vedete, mangiare fast food fa bene alla salute, a quanto ho capito. Mi dà una velocità incredibile. Come posso correre? Non posso sprintare sempre. Non posso sempre sprintare. È sempre dietro. Io tengo premuto shift. Me ne sbatto. Me ne corro. Magari andiamo alla stessa velocità, non lo so. Ma santo cielo, ma che stamina di Melma. Allora sono io che ho mangiato troppo fast food. Ma sembra che anche lui non ce la faccia. Anche lui si sta stancando. Sono tornato alla macchina. Pupi, 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 pupi. Mi ha preso. La fine. Ah no, sono riuscito a scappare. Cioè, mi ha dato l'animazione che mi ha ucciso, ma ero andato abbastanza avanti a prendere la mia cinematica. Balla con il Donald. Balla con il Donald. Yeah, balla con il Donald. Prossimo gioco. Il secondo gioco di oggi è Mr. Bullet, ma in 3D. Uno dei giochi più ricercati del mio canale è Mr. Bullet. E in 3D ancora meglio. Guarda che skill. È bellissimo, l'hanno fatto veramente bene a livello di quality. Fantastico. Mi dite sempre, Gobby, ma giochi troppo gli horror, troppo gli horror. Bene, vi ho ascoltati. Questo è un gioco non horror in tre giochi a caso. Domani piove probabilmente. Ma sono sempre un 3-stile meister. Guarda, lo faccio cadere male. Ma è bellissimo. Cioè, è un 3D bello questo. Questo è come devi fare un 3D. Che ha look 2D, ma ti dà il gusto 3D. Me gusta fantastic. Mr. Bombastic, sono fatto 4 di fila. Ma dove lo metti sto bullet? Nel cranio. Mi ricordo che con la scatola puoi tipo spostargli e ammazzarli. Dopo vedremo. Ci saranno livelli sempre più funny moments. Ora cosa posso fare? Buttare giù la scatola? No, non funziona così. Ma quante ne devo distruggere? Però l'ultima bullet te la prendi. Non ho fatto buone stelle. No, voglio riprovare. Come faccio? Magari se sparo... Oh, se fai veloce lo ammazzi più veloce. Ok, ma ci sarebbe un altro... Vabbè, sono andato avanti. TNT, ciù, al prezzo di uno. Boy! Nuovo livello, nuova avventura, nuova TNT da esplodere. Non so perché, anche se era dietro il muro, se l'è beccata comunque. Di solito nei videogiochi questo non succede. Sempre uno al prezzo di tre. Perfetto, ottimo qua. Ah, salve, lei è in trappola. Poi veramente hanno assunto delle guardie... incredibili. Non ho mai visto. Ah sì, adesso c'è rimbalzino. Si gode un casino. Ba, 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 bam! Headshot. E con l'headshot si rappa. Guarda la mia pistola. Lei all'ultima parola. Ti spacco la TNT. Salti in aria in un D. Boom. Che rapper. Oh, è arrivata la scatola pesante. E lui diventerà una sottiletta tra poco. Un attimino che pum. Sottiletta Findus. Mi è venuta voglia di sottilette, non so voi. Un altro bel massigno. Gli spari sopra e gli vola sopra. E lo schiaccia e vado pure cadere in Spartamo. That's what I like. Questo è ciò che mi piace. E ora rimbalzino tattichino. Lo faccio cadere dal terzo piano. Devo andarci piano io perché mi sto aggressivando. Ma questa è una palla. Questa non c'era nel vecchio capitolo. Almeno non me la ricordo così bella. Che cade sulla TNT e fa il rimbalzino. Voglio vedere altri livelli pallosi. Vai con livelli pallosi. Sì, è... Oh, cioè sei stato ucciso dal tuo amico. Vergognati. Ah, questo è il massimo livello di Mr. Bullet. Uno alla volta. Uno, due, tre. Non so se mi darà 4 stelle. Secondo me puoi farne 2 a rimbalzo. Ma no, me le dà le 3 stelle. Ah, che bella questa fila indiana. Facciamo così? Ha funzionato.
esagerato, direi. Fantastic, Mr. Bombastic. Pega di sto pallone in muso. È bastata una piccola spinta, così. Come quando con una mano schiacci via un insetto. E ora, vola giù! Mariuolo! Marlene! Ho il cecchino! Puoi usare il mio cecchino, amico! Oh! È bellissima sta cosa! No, l'ho mancato, no, non voglio riprovare. Voglio riprovare a usare il cecchino. Che figo! No, vabbè! Il cecchino, boys! Il cecchino! Boom! Headshot Meister! Cioè, quindi se vuoi vincere un livello subito... Certo che trovate tutti i metodi più stupidi per uccidermi. Adios! E qui la schiacciatina tattica alla fine. Lei deve volare dal suo amico. Me lo saluti da vicino! Ora puoi usare i bottoni come... trappola! Me piace, me gusta, me encanta! Trappola! Schiacciatina di Ometto Findus! Trappola che fa saltare la tiena di cara collegata al bottone! Questi meccanismi di redstone! E la Jenga Tower qui! Aspetta che prendo la mira! Aspetta, un ultimo colpo al cecchino lo voglio usare! Tipo, se becco l'ultima torre, cosa succede? Ah, gliela faccio saltare! Che colpo da maestro di amico! Ora però il buidino ho puntato anch'io! Scappiamo subito sul prossimo gioco! Io lo so che stavate aspettando questo gioco! Bene, non dovrete più aspettare! Skibidi.exe, il gioco degli Skibidi Toilet Horror. Oh, cavolo! Mi hanno rinchiuso. Sono in trappola, sono un cameraman che è finito in tortura! Oh, e anche il G-Man! Mi hanno proprio intrappolato. Devo vendicarmi. Non posso lasciare che mi torturano. Sapete come ti torturano? Ti buttano dentro l'acqua d'accesso sciacquandoti il viso. Non voglio. Guarda che letto di schifo. C'è neanche un cesso. Ormai ho creato del muschio selvaggio qui con la mia urina. Ho bisogno di un grimaldello. Qualcuno ha una torta da spedirmi se me la mandano i Skibidi Toil. Io però qua vedo un filo. Devo trovare... Oh, sotto il cuscino l'avrò nascosto. No? Pensavo di sì. Dove cacchio lo trovo il grimaldello? Ah no, l'ho trovata, è una forcina, una piccola forcina. Mamma mia, invisibile proprio. Ce ne sono altri? Qualcuno ha fatto qualcosa qui. Mi serve un modo per aprire la cella. Bah, non so cosa mi serve entrare nelle altre celle. Sono l'unico, cioè ho avuto io la sfortuna di finire qua. Mamma, è tutto nero qui. No, Skibidi? Devo andare di corsa, devo andare di corsa. Ubidubidu! Non so che devo fare, se devo trovare degli oggetti o sono stanze completamente a caso. C'è una chiave però qui. L'ho trovata. Uno scheletro. Ci hanno studiato la nostra anatomia. Conosci il tuo nemico, diceva il libro L'arte della guerra. Credo. Guarda che postazione da gamer aveva il G-Man. Allora... Forse è meglio che uso questa chiave per la porta qui in fondo, no? L'ho usata! È il laboratorio! Providence! Lo sapevo! È la Providence che crea... È tipo un'agenzia! È un esperimento! Ovvio che non ci invadono degli alieni a forma di cesso! L'abbiamo sempre creato noi umani! Noi umani ci autodistruggiamo! La portal gun! La aperture! C'entra qui? È stata lei? Skibidi.exe... Sì, è un progetto della Aperture, ma della Providence, hanno fatto, non so se su Portal, perché non l'ho giocato fino in fondo, ci sia la Providence, ma è una provvidenza che io abbia trovato questo posto, perché ora io lo farò saltare in aria. Io distruggerò gli skibididibididu. Oh oh, oh oh, e qui cosa faccio? Clicca per ripristinare il sistema? Quale sistema? Che cosa ho fatto? Cosa ho fatto? L'esperimento? Uno Stargate? No, allora vengono da un altro mondo. Io non lo so. Non so più a cosa pensare. Il computer, metti la mano. Skibididum. Se solo potessi usare la portal gun. Ah no, niente, è fatta di Lego. Ah! Stavo guardando la portal gun e qualcosa mi ha ucciso. Cosa? Ma c'è la maschera di... Vanni qui. Non so cosa fa questa leva. Ma... Mi sa che fa male. Mi sa che fa molto male. No! Cameraman? Io non sono uno Skibidi Toilet. Mamma mia. Ma io pensavo che fossero gli Skibidi Toilet.
contro di me. Da qui in fondo. Probabilmente da qui. Qua ci sono nuove porte. No, non va. Però si è aperta una zona. Questa zona non c'era prima. Oh, oh. Vi giuro che non c'era. Melmone! Entra da qualche parte. No! Ma porco cane! Questo è assolutamente come non dovete fare un cacchio di gioco. È snervante! Ma almeno alla super velocità, almeno questa. Se era lento, non l'avrei giocato. Tutte le cose hanno bisogno di una chiave! Baba boy! Quindi prendi la chiave. Ho la chiave, la schivi di... chi? La schivi di chiave? La schivi di chiave? Controlliamo bene che non mi sono perso altre chiavi qui. Schivi di du, bidi da, bidi du. Non ce n'è più. E quando faccio così, arriva il maledetto! Vero? Ce l'ho dietro! Oh, e non si vede niente. Non c'è un brightness. No, forse devo aggiustarmela meglio nelle opzioni. Ma lui è lì. Lui è lì! Che rompe! Che scassa! Ma vaffanculo! Questo gioco è bello! A nessuno augurerei di giocare per ore a questo stupido gioco di schivi di toilet. Non augurerei nemmeno al mio peggiore nemico. No! Perché stavolta arrivo? Vattene, TV Man. Perché mi fai questo? Quindi vuol dire che io sono uno schivi di toilet. Ma perché va sempre per di là? Io devo andare per di là. Perfetto. Vai! Fregato! L'ho fregato, dovevo nascondermi in prigione. L'ho fregato! No, no, indietro! È velocissimo. Cacchio, sei veloce. Dove sono? In una mensa? In una schibi di che? Siamo troppo avanti. Un tavolo, delle sedie, ma che cosa mi stai dicendo? Non devo fermarmi a guardare. Questa è la mensa degli schibidi scobidi. Io schibido via. Schibido di su, schibido di giù, schibido dove vuoi tu. Dai, schibidi amici. Vabbè, ma dove stiamo andando? Ma che cosa è? Ma che co... ma... what? Perché? Ho riaperto la porta lì. Dove stiamo andando, signori? Devo andare da questa parte. Chiave! Ho trovato una chiave. Sì, ma veramente, 2 anni dovresti cercarla. Ma io sono intelligente e so che il developer è un po' strano e nasconde le cose dove gli girava. Apri la porta per di... no! Fanquoco! Ok, il maledetto è andato avanti. Torno nel laboratorio. È apparsa una chiave qui dal nulla! Perché? Ora questa porta credo che devo aprire. No, non era questa. Non era qua. Non mi dire che torna. Signore! Signore! Sono dietro una scrivania, non puoi uccidermi. Signore, per un pelo. Per un pelo, cavolo. Qua non si può! No! No! Corri! Con questi giri. Skibidi dum. Skibidi dam. Skibidi dam di dum. Skibidi 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 amo. Scabadi skibidi scabadate skibidi bu. Sì, era questa! Cadaveri! Fammi chiudere la porta. Cadaveri? Tutti erano altri umani. Li usavano come esperimenti, sicuramente. Andiamo in fondo. Fino allo sciacquone, signori. Fino allo sciacquone. Voglio proprio immergermi. È una fabbrica. Gli infilavano la testa qui dentro e gli mettevano la testa di cesso. Ma non so perché TV Man è qui. Va bene, andiamo avanti. Vediamo se c'è un'altra chiave. Sicuro che c'è. Ma dove mi sto infilando? Ok. Ho trovato un'altra chiave. Si prosegue, signori. Si prosegue in un circolo vizioso. Si è incastrato nel cadavere. Ah, si gode. Si gode. Vedete, si è fissato con i cadaveri. Gli piace tanto uccidere. Lasciamolo lì e speriamo che rimanga incastrato. Ah ah, gioco buggato. Devo andare a prendere i documenti. Vabbè, dove sono i documenti? Probabilmente nel laboratorio. Io prima qua avevo visto tipo dei documenti. Vediamo. Vediamo se li becco. Sono qui. Ma dietro? No, sono computer. Ah, questi sono documenti.
Ci sono test costanti di nuovi nemici. Il nemico con le valvole è già pronto. Ora facciamo test su nuovi nemici che batteranno i cameraman. Lui ha l'abilità di ipnotizzare i nemici. Qua hanno fatto il test della TV Man, non tanto degli schibidi toilet. In una settimana dobbiamo creare nuovi nemici. Cioè era un laboratorio per... Non so se era un laboratorio contro o pro schibidi toilet questo. Cioè sembra che il nemico sia TV Man. E questa cosa mi dà fastidio perché TV Man o TV Woman dovrebbero essere amici. No? Io volevo gli amicizia. Ora dov'è che dovevo andare? Forse sempre dritto a un labirinto. Io non so come è riuscito a rendere ripetitivo questo posto e renderlo come un labirinto. Comunque in teoria ho fatto. No, ma torniamo sempre allo stesso posto. È sempre lo stesso giro. No, ho trovato la via di fuga. Si gode. No, no, TV Man. No, mi ha spinto giù per un dirupo. Mi ha spinto giù dalla porta a cui sono appena entrato. E dove mi ha messo? Non lo so dove sono finito, vediamo. Oh! No, vabbè, sempre qui si va a finire. Nelle backrooms. A questo punto prendete anche il fumetto di Gabby 16-bit. Che è meglio. C'è più lore nel mio fumetto. Fumetto di Gabby 16-bit, link in descrizione. Noi invece ci vediamo al prossimo Skibidi-dibidi-dum.